Andiamo di qua, tanto è la stessa roba, vediamo poi dove arriviamo. Tanto ormai. Infatti, basta che andiamo. Sì, ma io con queste scarpe non posso fare la salita. Beh, non la metto anche sempre sotto il cavolo. Siete proprio dei quasi. Sì, parlato. Ma che casa? Ce ne sono 80 qui. Quella lì. Ma non sarà quella. No. Sofì? No. Ho male ai piedi. Toma. Non vieni con me. Dobbiamo andare a cercare informazioni. No. Mi sa che andrai da sola. Ciao. Ciao. Okay, ciao. Ti aspettiamo, mi dispiace. A me no. Che puzza di merda, però adesso devo dirlo, no. Non lo sentite. Secondo me non troverà niente. Tu? Dove sia finita, sinceramente. È mezz'ora e non torna. Non c'è niente da fare in quella casa. Cosa c'è andata a fare? Non lo so io. Vai a vedere. Sofì, penso che dovresti andare tu. Non fai mai niente per una volta. Ma se non faccio niente vuol dire che c'ho motivi per non far niente. Mi fa male il piede. Appunto, ti prego, vai a cercarla. Te lo chiedo come favore, per una volta. Tenetemi la borsa. Sì. È in mezzo a nulla che te la ruba. I fantasmi. Thank you.
bene? Sì, sì. Come sei vestita bene oggi? Grazie, cucciola. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, tu? Tutto bene, ho scoperto di aver ricevuto una casa in eredità da mio nonno, quindi penso che in questi giorni andremo a fare una visita. Fico. Sì, praticamente ho ricevuto oggi una lettera da parte di mio nonno, dove mi diceva che non ho mai potuto conoscere a causa del fatto che è sempre stato in cattivi rapporti con mia mamma e mia nonna, e mi ha dato in eredità questa casa, quindi dobbiamo andare a vederla. Ma mica dovevo andare in vacanza con quegli sfigati. Lo so, però io devo andare per forza a vedere quella casa. Stai zitta, ho un'idea. Andiamo nella casa e poi stiamo lì una notte e poi andiamo a Rimini con gli sfigati. Sarebbe perfetto. Alzati, puttanella, preparati che andiamo. Ma minchia, aspettami. Sì, tranquilla. Perché c'è il vomito nella tua macchina? You wanna... Quella work beat. You wanna... Eh? Io sa? Io ho detto... You wanna hot day? You wanna good day? You wanna masalari? You better work, bitch. You wanna love me, kitty? Sit in martinis. Look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy. Live in a good mansion. Sì, prendiamo un po' di vino, dai. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Ma chi sei? Ciao, bellezza! Jessica! Il nome di me, cioè. A me piace, sono... Ma che schifo! Ma che no, no, adesso andiamo a caldo, vieni con me. Sì! Eccola! Perché il cancello. È questa la casa. È questa? Sì. Sono arrivati. Non vedo l'ora di vedere com'è questa casa. Io no, mi state sul cazzo. Sei capace di scendere? Entrate pure. Wow. Che schifo. Che figata. È fatto da mio nonno. Ed è tutta tua? Si vede. Dai, è un po' che regali fa, sinceramente. Ma cos'è? Un po' di vernice. Ma cos'è sta merda? Stanotte beviamo alla bottiglia. Oh sì, baby. Adesso vado a prendere la birra, aspetta un attimo.
ci ha legati! Dove siamo? Vanessa? Victoria, sei tu? Sì. Cosa ci fai qui? È stata una colpa sua. Spiegami chi è. Chi? Cosa è successo? Non ce la faccio. Per favore. Vieni qui. Stai tranquilla, troveremo un modo per uscire. No, non ce la lascerò mai, non so. Sì, invece, vedrai che sì. Per favore, prima mi devi raccontare tutto quanto. Ce la faccio. Ti prego. Eravamo partiti. Cindy, Sophie e Thomas. Eravamo alla ricerca solo di un piatto stupido e divertente. Adesso non ce la faccio. No. Cos'è successo? Ci eravamo persi e io ero arrabbiata con Sophie. E con Cindy, con tutti ero arrabbiata, sono ero così stupida. Perché eri arrabbiata con loro? Perché ci eravamo persi, allora abbiamo visto questa casa e siamo andati a turno a controllare per cercare informazioni come degli stupidi. E ora erano tutti morti. Mi sento così stupida. No, ma non lo sei. Non è colpa tua. Non è colpa di Cindy e Thomas. No, Victoria, tu non puoi capire. Tu ancora non lo sai. Sì, invece. Posso capirti. Tu cosa ci fai qua? Io invece ho ereditato questa casa da mio nonno. Che coincidenza, che cosa strana. Victoria, io non capisco, veramente. Neanche io riesco a capire. Io e i miei amici eravamo venuti qui solamente per visitare la casa prima di poter partire per il mare. E adesso invece sono tutti quanti morti. Lo so! E noi due siamo chiusi qui dentro, in un posto sperduto. Ho paura, voglio andare a casa. Dobbiamo uscire da qui, hai capito? Mi devi aiutare. Victoria, io devo dirti una cosa. Che cosa? Lui aveva delle intenzioni. Ossia? Nei miei confronti. Ha un piano. Lui vuole... Vuole usarmi per avere dei figli. Perché? Non lo so, perché io non so cosa ha in mente. È un pazzo, io non lo so. Però dai, c'è ancora una cosa che devo dirti. Tu non puoi. Mi dispiace. Mi dispiace. Cosa? Io non posso dargli figli. Perché no? Sono fertile, l'ho saputo quando ho fatto le analisi. Lo sai che avevo quel problema e quando il medico me le ha date me lo ha detto. No, mi era sembrato tanto importante, all'inizio neanche me lo ricordavo. Ma poi gliel'ho detto e lui mi ha costretto. Scusa Victoria, io ho dovuto... Fare cosa? Se sei qui ora è colpa mia. Spiegati meglio. Ora. Userà te, Victoria. Userà solamente te. Stai scherzando? Dovevo salvare...
salvarmi, ti prego Vittoria, cerca di capire. Stai scherzando? Ti prego, cerca di capire. No! Andrà tutto bene. No! Andrà tutto bene, devi solo dargli quello che vuole. No! Basta, ti prego, Vittoria! No! Vittoria, ti prego. No. Non c'è soluzione, ormai sei costretta. Sei una...